tutti, eccoci a un nuovo appuntamento con la nostra Top 11. Una Top 11 caratterizzata questa volta dalle grandi squadre. L'ultima l'abbiamo fatta un po' con le piccole, diciamo, con le medio piccole. Stavolta invece i risultati impongono la scelta di giocatori di squadre, diciamo, di prima fascia, le squadre più alte in classifica. Però cominciamo con il portiere, che invece è un portiere di una squadra che sta facendo molto bene, e sta facendo molto bene lui ormai, devo dire, da due stagioni, e parliamo di Falcone, il portiere del Lecce. Non posso non mettere un portiere che, oltre a parare, si procura anche un calcio di rigore, magari senza farlo avrebbe anche potuto segnare all'ultimo minuto. E quindi Falcone merita certamente una posizione nella nostra top 11, anche se altri portieri hanno fatto molto bene. Penso per esempio a Di Gregorio, ha fatto due parate sensazionali, secondo me, soprattutto la prima sul calcio di rigore di Vlahovic. Altri portieri poi fanno bene, e devo fare un appello al mio amico a proposito di portieri, Gigio Donnarumma, perché io lo sto difendendo molto, perché è vero che secondo me in giro per il web si vedono solo le papere e non le parate che fanno, è così. Però lui ci deve mettere un po' del suo, e a me è venuto un po' il sospetto che magari la preparazione che sta seguendo il preparatore dei portieri che ha a Parigi, che io personalmente non conosco, magari non l'abbia fatto progredire più di tanto, ecco. Ma sono sicuro che poi la cura che avrà con la nazionale prima degli europei lo riporterà ai livelli che conosciamo tutti. Di sicuro non va stimolato troppo con i piedi Gigio, ma questo dall'inizio, e deve recuperare un po' di tranquillità. Però è sicuramente vero anche che vengano esaltate soprattutto diciamo le sue insicurezze più che le parate che fa, che io gli ho visto fare a più riprese anche in questa stagione. Difensori. Come primo difensore ho messo Gatti. Gatti secondo me è un po' uno degli emblemi della Juventus Allegrano in questo momento. È un giocatore che magari non è raffinatissimo con i piedi in fase di impostazione. Si è visto anche l'occasione del primo gol sbagliato, e un po' anche nel secondo quando la liscia, però poi la riprende, e soprattutto era lì per le sue doti umane e sportive in generale. È un giocatore attento e applicato, ed è un giocatore che lavora seriamente. Questa è una Juventus di lavoratori, è una Juventus che si applica, che certamente non è spettacolare. Proprio per questo un giocatore come Gatti secondo me è l'emblema della Juventus, anche se poi diciamo che il leader della Juventus è diventato un altro, e ne parleremo a proposito del centrocampo. Però è un giocatore importante, e soprattutto quando ti fai trovare in quel posto che non è il tuo a pochi secondi dalla fine, e riesci con i denti proprio a prenderti la vittoria, meriti un posto nella top 11, come la merita sicuramente Tomori. Tomori è un giocatore importantissimo per il Milan, perché è uno che ha delle caratteristiche che altri non hanno. Ha una grande capacità di recupero, per esempio Tomori, sull'uomo. È un giocatore anche di livello superiore ad altri suoi compagni di reparto, tant'è vero che quando non c'è, secondo me, la sua assenza si avverte più di altri. E a fianco a lui devo dire che ha giocato bene anche Theo Hernandez, in quella posizione inedita da centrale difensivo. E guardate che quando uno gioca bene fuori posizione come Teo, è sicuramente merito suo, ma è merito della coppia anche, cioè è anche merito di come uno come Tomori si sia adeguato poi magari a giocare con accanto un compagno che non ha proprio l'attitudine, le caratteristiche e l'abitudine di giocare in quella posizione. E quindi lo voglio premiare per tre cose: per il gol, per il fatto che è importante per il Milan sempre, e anche perché secondo me almeno in parte ha contribuito al successo contro il Frosinone, che non ha stimolato tantissimo la difesa del Milan, di Theo Hernandez in quella posizione. Il terzo difensore che voglio mettere è Christensen. A me è sempre piaciuto, e in Italia in genere i giocatori con quel fisico hanno successo. È ovvio che abbia avuto un po' di difficoltà a ambientarsi all'inizio con la Roma, però a Sassuolo, cioè contro il Sassuolo, Reggio Emilia ha decisamente cambiato la partita. Mourinho ha sottolineato che anche in portoghese che anche Karsdorp non avesse giocato male, ma in realtà quando poi c'è stato il cambio la spinta da quella parte si è vista, tant'è vero che poi è arrivato il rigore da quella parte, e anche
il gol pure con una deviazione. Io credo che sia un giocatore importante per la Roma se dimostra di essersi effettivamente ambientato. Passiamo ai centrocampisti. Allora, il primo centrocampista è il giocatore di cui parlavo prima. Ho accennato al nuovo leader della Juventus, non solo capitano, ma proprio leader a tutti gli effetti, Rabiot. Ecco, io ho l'impressione che Rabiot si sia evoluto in questi due anni, si sia sentito molto importante, decisivo, come in effetti forse non era mai stato in carriera. Cioè lui si sentiva forte da essere decisivo, perché forte si è sempre sentito, ma non si sentiva considerato come tale. Secondo me in questa Juventus che in certe occasioni fatica, deve lottare, lui invece ha preso sulle spalle proprio delle responsabilità superiori e secondo me adesso si sente a casa sua. E guardate che non è una cosa da poco, perché Rabiot nel corso della sua carriera secondo me neanche in nazionale si è sentito a casa sua, tant'è vero che ha rinunciato delle volte. E quindi questo salto di qualità gli ha fatto un po' dimenticare alcuni atteggiamenti del passato che forse derivavano anche dalla gioventù, non so, dalla sua storia personale, e gli ha fatto trovare delle realtà profondamente diverse dentro di sé, secondo me. E diventando leader, responsabilizzato fino in fondo da Allegri, che sa che il francese è uno dei pochi giocatori che possono veramente fare la differenza nella Juventus, soprattutto nel centrocampo della Juventus, è cresciuto enormemente e è diventato uno dei centrocampisti più decisivi del campionato e sicuramente l'uomo più importante della Juventus insieme a Chiesa e a Szczęsny e a Bremer. Sono questi i quattro, insomma, che mi sembra stiano facendo veramente la differenza. E quindi complimenti a Rabiot, che entra nella top 11, ma credo resterà a lungo in queste nostre classifiche perché obiettivamente sta giocando una stagione straordinaria. Il secondo è Barella. Agli Oscar del calcio è stato premiato per la quinta volta Barella. Barella è ancora giovane, eh? Una volta da giovane e quattro da centrocampista. Vuol dire che il suo rendimento, che generalmente cresce proprio da fine ottobre in avanti in maniera esponenziale, sia stato sempre costante. E poi Barella fa tutto, perché Barella recupera, corre e l'inserimento centrale che gli ha permesso di segnare contro il Napoli è un inserimento veramente da giocatore importante. Ecco, io credo che se l'Italia farà bene agli europei lo dovrà soprattutto al centrocampo e mi sembra che Barella con l'alternativa Frattesi sia una delle risorse più importanti che ha a disposizione non solo l'Inter ma anche la nostra nazionale. E quindi decisamente mi piace premiare Barella. Il terzo giocatore è Çalhanoğlu. Non solo per il gol, pur bellissimo, malgrado le polemiche per l'inizio del fallo, per l'inizio dell'azione con il possibile fallo, ma anche proprio per il tipo di giocatore che è diventato. C'è una grande tradizione in Italia, soprattutto in Italia ma non solo in Italia, di trequartisti che sono arretrati a fare il centrocampista centrale. Il mio amico Beppe Bergomi mi dice sempre che il salto di qualità lo devono fare in un pensiero. Il trequartista è ottimista, cioè deve cercare sempre il passaggio in verticale e deve trovare anche il passaggio in verticale. Invece il centrocampista centrale deve essere pessimista. E per questo lui dice che Szczęsny ancora, magari, ve lo dico anch'io, Szczęsny non è del tutto pronto ancora a prendere quel ruolo, anche se per esempio in nazionale gioca molto bene, perché non è abbastanza pessimista. Cioè ogni tanto, l'ho visto per esempio a Lisbona, cerca delle giocate un po' forzate, solo che se perdi palla nella tre quarti avversaria è una cosa, se perdi palla invece nella tre quarti tua è un'altra, perché di fatto regali un'occasione da gol agli avversari. Ecco, Çalhanoğlu questo passaggio mentale non ha avuto neanche il bisogno di farlo. Alla fine si è adattato velocemente a questa nuova posizione, così come aveva fatto Brozovic, e è stato molto bravo Simone Inzaghi a spiegargli, secondo me, che tipo di giocatore doveva essere per arrivare lì. E poi un giocatore al quale è sempre piaciuto anche il contrasto, perché è cresciuto in Germania. In Germania fino a qualche anno fa i giocatori si giudicavano in base al numero di contrasti che facevano in una partita e una squadra meritava, secondo i commentatori tedeschi, di vincere o meno a seconda dei tackle vincenti che aveva. Adesso le cose sono un po' cambiate anche in Germania, naturalmente, con questa nouvelle vague di allenatori, però secondo me questa radice, questo DNA Çalhanoğlu che è cresciuto lì, lo ha preso, se l'è portato dietro e questo gli ha permesso naturalmente poi anche di esaltarsi nel giusto modo. Il quarto centrocampista è Sottil della Fiorentina. Ha fatto un gol splendido, ha contribuito al successo della Fiorentina che adesso è lì in zona Champions e se comincia a trovare gol degli attaccanti, complimenti a Beltran, visto l'ho trattato male la settimana scorsa, secondo me può fare ancora un salto di qualità.
Sottil non è stato sempre costante in queste stagioni, però sicuramente questa particolare stagione a me piace molto. Quando gioca è spesso decisivo, non solo per gol e assist, proprio anche per l'apporto che dà alla manovra e alla squadra, e quindi mi piace inserirlo. Passiamo agli attaccanti. Allora, il primo attaccante che ho voluto mettere in top 11 è Jovic. Allora, io l'avevo visto spesso con l'Eintracht di Francoforte, l'avevo visto giocare molto bene, spesso a sinistra più che da punta centrale, però giocava spesso anche punta centrale. Era un centravanti, diciamo, non altissimo, però forte fisicamente, usava molto le gambe, usava molto il corpo, aveva un bel tiro, mi piaceva. Ha pagato una cosa, io credo, cioè il fatto di essere andato in un contesto come quello del Real Madrid che c'entrava poco con le sue caratteristiche, cioè lui non era un giocatore galattico, tanto per intenderci, era un giocatore che aveva un calcio un po' diverso. Questo secondo me lo ha molto abbattuto da un punto di vista fisico e morale soprattutto, lo ha portato a perdere le convinzioni, lo ha portato a cercare di cambiare il suo tipo di gioco, e questo poi lo ha pagato anche negli anni successivi. Al Milan sembrava in procinto di essere scaricato già a gennaio e poteva essere anche una delle ultime possibilità per giocare a un certo livello, invece proprio nel momento decisivo si è sbloccato. Tutti gli attaccanti con cui ho parlato in questi anni mi dicono, me l'ha detto domenica al club Fabio Quagliarella, che l'ossessione del gol è veramente una cosa che poi ti pesa, diventa una carogna sulle spalle che non ti permette di giocare. Fabio domenica mi ha detto, io quando mi sbloccavo dopo un periodo riuscivo a fare tutto, stoppavo, calciavo, diventavo un altro giocatore. Ecco, io mi auguro che lui possa diventare un altro giocatore, perché è importantissimo per il Milan trovare un'alternativa valida a Giroud lì in quella posizione. Un'alternativa che possa permettere al Milan di cercare la rincorsa verso le prime posizioni e di consolidare almeno la posizione in Champions League e non andare sul mercato un po' affannati a gennaio, perché altrimenti, se Jovic non confermerà le buone cose che si stanno vedendo in queste ultime giornate e gli è stato dato per la verità anche un po' più di spazio per riuscire ad esprimersi, ecco, se lui non riuscirà a confermare, allora il Milan avrà la necessità di prendere qualcuno che possa affiancare Giroud, che ormai con gli anni può avere qualche acciacco in più. Il secondo giocatore per l'attacco che mi piace scegliere è Luca, e lo voglio scegliere non solo perché è italiano, non solo perché ha fatto una doppietta, ma perché era un altro di quegli attaccanti che, cioè, quando era molto giovane in Serie B sembrava dovesse esplodere definitivamente, è andato all'estero, ha trovato difficoltà, non si è inserito. Anche lui secondo me ha perso delle convinzioni, però è un giocatore che a noi servirebbe per esempio in nazionale, perché è un giocatore forte, alto, che colpisce di testa, lo puoi mettere nei finali di partita e può anche risultare decisivo. Bisogna che tenga fede a quello che ha fatto vedere domenica scorsa. Non è facile per una punta, spero che l'Udinese gli dia possibilità per giocare da titolare, perché secondo me è importante che metta molti minuti nelle gambe, però non so, è un raggio di luce che voglio permeare, quello che ho visto, e spero che possa essere un raggio che poi presuppone una bella giornata, una bella mattinata e chissà anche un futuro azzurro. Anche il terzo attaccante ha giocato nella stessa partita, Udinese-Verona, Ngonghe, gol spettacolare, più assist per lui, ma in questo caso premio soprattutto il gol, perché sono un appassionato di rovesciate. Vabbè, inutile, vi ricordi quella di Cristiano Ronaldo contro la Juventus, quella che convinse poi secondo me la Juventus a comprare Cristiano Ronaldo, quella di Rooney per esempio, non ce ne sono tante. Voglio ricordarne alcune in particolare, mi stanno molto a cuore. Quelle di Gianluca Vialli, già con la Cremonese e poi con tutte le squadre che ha frequentato. Era un po' una sua caratteristica. E la rovesciata è un gesto meraviglioso, perché ci vuole tempismo, capacità acrobatica, coordinazione, coraggio, perché rischi di fare una figuraccia, tecnica. È un po' una sintesi meravigliosa per un attaccante, quindi anche solo per la rovesciata merita un posto in top 11, giocatore del Verona. Citazioni, ho già parlato di De Gregorio, lo voglio citare ancora perché comunque è il portiere a più alto rendimento della Serie A, e questo non è una cosa da poco, ha contribuito molto alla posizione del Monza. Poi non è colpa sua se la squadra magari si deconcentra un po' dopo che lui ha parato due volte un rigore e prende immediatamente dopo la rete di Rabiot. Sta facendo molto bene e lo voglio premiare. La seconda citazione è per Dybala, perché anche quando non è al massimo della condizione, anche quando magari per 10 minuti sembra che non si faccia vedere troppo in campo, poi inventa un colpo di tacco, inventa una giocata, un tiro da fuori,
con Lukaku sta creando anche un'altra Roma. Io non sono d'accordo che la Roma giochi ancora malissimo. Io ho visto dei progressi dal punto di vista del gioco, e questo è merito sicuramente anche di Mourinho, che ha provato a cambiare, ha incominciato a cercare più il fraseggio, più il palleggio, poi certo che ti appoggia Lukaku se ce l'hai. Per la verità mi sono piaciute poco le dichiarazioni di Mourinho preventive sull'arbitro, lo trovate sgradevole. Invece il fatto che abbia parlato poi in portoghese mi ha molto divertito. Flop. Ragazzi, flop, io devo tornare non sugli arbitri, sul concetto di VAR. Anche un po' sugli arbitri, perché la sensazione comune, lo vedete, ci sono tante proteste, la sensazione comune è che non ci sia un modo univoco di interpretare gli accadimenti e gli episodi. Io credo che occorra mettere mano velocemente al protocollo. Il protocollo deve essere più chiaro, più deciso, più certo, deve lasciare meno spazio all'interpretazione personale. E credo che sia necessario ormai arrivare alla chiamata, ma per una ragione molto semplice. Se le panchine avessero la possibilità di chiamare il VAR una volta nel primo, una volta nel secondo tempo, per esempio, come succede in altri sport, si toglierebbero le polemiche. Perché? Perché quando è il VAR a chiamare l'arbitro, si genera un processo psicologico per cui, come vedete, nel 90% dei casi, se il VAR ti chiama, cambi decisione. Invece, secondo me, perché il VAR deve essere chiamato solo se è chiaro errore, eccetera, eccetera. Però, secondo me, questo non è tanto giusto. Forse sono un po' esasperato io nell'esercizio del VAR, lo capisco, però non ci si può fermare di fronte alla tecnologia che avanza. Sennò si rischia di fare confusione e di rimanere indietro. Ecco, io credo che teniamo, magari anche correggendolo un po', lo stesso metodo che viene utilizzato adesso, lo stesso protocollo, quindi chiamiamolo solo in casi eccezionali, ma diamo la possibilità alle squadre di mettere almeno il dubbio, no? Negli arbitri. E poi, anche se il Napoli-Inter, chi ha deciso, chi non ha deciso al VAR è proprio esattamente uno che è specializzato nel VAR, io credo che occorra arrivare a squadre. A me piace molto quando gli arbitri più o meno lavorano sempre con gli stessi guardalini, vorrei che lavorassero anche con lo stesso VAR. Cioè la squadra si muove, viene designata per una partita. Perché? Perché guardate che psicologicamente, se diciamo l'arbitro più esperto è al VAR o è sul campo, le cose cambiano. Perché magari l'arbitro meno esperto ha un po' di remora psicologica. Guardate che è normale, eh? Cioè succederebbe ovunque, succede, non so, io quando ero redattore, se avevo un'opinione diversa dal mio direttore, una volta magari glielo dicevo, la seconda facevo fatica, la terza stavo zitto. Ecco, io credo che più o meno psicologicamente sia lo stesso. Quindi bisogna un po' rimettere a posto le cose, bisogna essere più chiari nel protocollo, che io credo vada un pochino riscritto a livello internazionale questo. Credo che sia arrivato il momento di inserire almeno una chiamata a tempo per le panchine come possibilità, se non altro, di togliersi dei dubbi, e toglierebbe anche un sacco di polemiche sull'utilizzo e sul non utilizzo del VAR. E poi servono squadre fisse che lavorino proprio di squadra e che siano un gruppo, perché anche qui la mia impressione è abbastanza chiara: mentre prima c'era l'arbitro da solo, poi c'era il gruppo con i guardaline, adesso c'è un gruppo più uno esterno, che è il VAR, che non necessariamente è nello stesso team, proprio per ragioni psicologiche di cui ho parlato prima. Ecco, questa secondo me è una cosa che va corretta velocemente.